Domenica Indy Pasqua e conduce Mara Venier. Eccoci, buona Pasqua a tutti e oggi cantiamo così, tutti assieme. Ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Allora, stanno preparando, adesso è pronto, perché adesso arriva un amico nostro, di tutti noi, il più bravo del mondo, ragazzi, non ce n'è per nessuno, eccomi qua, non ce n'è per nessuno, Silvan! Voglio presentarvi un gioco abbastanza singolare e voglio dedicarlo a voi. Cadi! Grazie signori e bentornati. Attenzione. Sapete che le carte parlano? Sì, ma più che parlare, ballano. E ballano fra di loro. E ballano anche per voi, se soltanto le state ad osservare. Amore, Cialmina. Se Pasqua, sei caro che se go. Magna fugassa, se se beve, vede cocò. È una giornata particolare questa perché è Pasqua e durante il periodo pasquale noi tutti siamo coinvolti in una felicità immensa, ma addirittura una felicità magica. Io vedo che ci sono tanti bambini qui presenti, abbiamo un pubblico straordinario, belli, grazie, sono felicissimo. Senti, e un'altra cosa, sveva per cortesia. Questo Oh, sei è per te. grazie, sei Questo sempre è il più meraviglioso. bel fiore. Ti sei qui, invece. C'è un monumento. Quanti anni? Quanti anni secondo me sei? Quanti anni? Ma Tanti, troppi. l'importante è Sei essere qua. sempre un signore Ma che meraviglioso. signore! Ti sei un signor, fammi dire. L'importante è essere naturalmente all'altezza della situazione. E tu Però lo sta sei bene. sempre. Grazie. E Allora. poi sei sempre in una forma strepitosa. Amore, ma cosa ti fa? Non mangi, non No, bevi? guarda, non Cioè, fa. Non... sei perfetto, come quando ti ho conosciuto io che avevi 30 anni. Sì. Ma come Allora, fai? io non faccio ginnastica, non vado in palestra, non ho mai fatto in vita mia una dieta, è soltanto una costituzione È mia. questione Che assomiglia a di... questione... papà, mio padre, aveva quasi più di 90 anni, eppure per strada era veramente una persona straordinaria a Venezia, perché era una pietra veneziana. Lo sai, Lo so, ho veneziano. letto il tuo Esatto. E libro. a mamma poi. Eh sì, amore, ho letto il tuo libro, no? Ti ricordi, abbiamo presentato qua. Più tardi ci sarà Gigi Marzullo, Va però, bene. che ti deve fare un'intervista. Come vuole, sono Per cui stare con onoratissimo. me, insomma, tutto il Sono qui. pomeriggio. Adesso però io ieri non ero alle prove perché, come Lo vedi, so, ho sono sentito, sì. messa male. Eh.
però adesso la voce sta tornando. Sei bella lo stesso. Eh sì, come bella, il solito. Bella come il solito. A Venezia si dice ti sei bella come il cuoio della Padea. No, ti sei bella come il solito. Allora, sta attento. Adesso, dai, questo adesso un'illusione. Ecco, ho perso il recinto. Metti te, sì. Perché voglio far vedere esattamente quello che avverrà fra pochi istanti, veramente straordinario. Avrà qualcosa di eccezionale, perché io vado, mi accomodo, bambini, attenzione intanto. Bambini, perché lui è un mago meraviglioso. Allora, io sono un mago, ragazzi, io metto mi rivolgo ai bambini, è chiaro? Io sono un mago e ho la capacità di far apparire e sparire le persone, ma ho anche la capacità di tramutare i bambini in coniglietti. Va bene? Tu stai sorridendo? Hai capito dove voglio arrivare? Quindi silenziosi, osservate attentamente, perché sto per presentarvi qualche cosa che è unico al mondo. Si tratta di una trasposizione di una persona da una parte all'altra. Cioè, vuol dire, voi sapete che esiste la telecinetica per far spostare gli oggetti. Questo invece è un teleapporto. Cercherò di trasferire una persona umana, una ragazza, da una parte all'altra, e infatti voglio farvi vedere. Grazie per questo meraviglioso silenzio, perché anche a casa siamo entrati nelle case di tutti gli italiani. State attenti. Allora, mani sempre completamente vuote, assolutamente nulla. Alla mia destra c'è una pagoda, cioè vuol dire c'è un contenitore di cristallo completamente vuoto. Oh, volevo dire una cosa. Non ci sono stacchi televisivi, lo dico per il pubblico a casa. Tutto quello che vedrete è rigorosamente autentico. Nessun stacco televisivo, tutto quello che avviene qui in palcoscenico è come se io fossi, come facciamo nelle nostre serate, davanti ai vostri occhi. State attenti. La pagoda completamente trasparente, vuota, ecco, vuota completamente, e alla mia sinistra abbiamo un bauletto. Il bauletto è appoggiato sopra due cavalletti. Questo perché? Perché non vorrei che qualcuno pensasse a casa, probabilmente c'è una botola, assolutamente. Facciamo vedere anche naturalmente, prego, vuoi aprire? Completamente vuoto, ho letto, vuoto completamente, facciamolo vedere all'interno, assolutamente niente, d'accordo? Attenzione, grazie. Ora, per non dare adito a molti di voi, non soltanto qui presenti in studio, vedo le telecamere, tutti quanti sono molto attenti, vi ringrazio per questo. State osservando un silenzio meraviglioso. Dicevo che a casa qualcuno potrebbe pensare, ma Silvan probabilmente si avvale di qualche complice, di qualche compare, di qualche persona con la quale si è messo d'accordo prima. Assolutamente no. State attenti, per evitare questo, io lancerò una palla in mezzo al pubblico. La persona che coglierà la palla poi chiaramente verrà accanto a me. D'accordo? State attenti. Uno, due, tre. Attenzione, l'ha raccolto qualcuno? Raccolta me? Dispiace signorina, la prego, venga qui avanti. Datemi un microfono alla signorina. Grazie. Bel applauso. Applauso. Buongiorno. Buonasera. È un piacere conoscerla personalmente. Anche per me, io la adoro tantissimo. Come dici? Che io la adoro, per me è un sogno. Oh, ma non dico queste cose qua. Guardi, l'importante è che il pubblico vede esattamente quello che sta accadendo. Vuole togliersi la mascherina. Una bella ragazza. Ecco, abbiamo l'autorizzazione. Grazie. Oh, che bello, cos'è? È un tatuaggio. Un tatuaggio. Innamorato tatuaggio. Allora, facciamo così. Togliamo il microfono per un attimo soltanto. No, tenga. Deve, io le sto chiedendo qualche cosa, sì, che lei non ha mai fatto nella sua vita. Assolutamente. E c'è quella di entrare per un attimo soltanto. Perché è una sensazione particolare. Proverete una sensazione particolare anche voi, signore, a casa. Immedesimatevi in questa deliziosa signorina. La prego, sulla mia destra. Ok. Ce la fa? Vuoi aiutarla per cortesia? Le dispiacerebbe salire qui sopra? Sì. Ha fatto un po' di ginnastica. Tolga le scarpe. Grazie. È tutto improvvisato, eh? È tutto improvvisato. Un bel applauso alla signorina. Grazie. Allora, salga qui sopra. Salga qui sopra. Grazie. Metta la gambetta dentro, ce la fa? Sì. È brava, grazie. Okay. Brava,
Che brava! Facciamo un applauso, se lo merita proprio! Sono improvvisato qui, ragazzi! È una cosa meravigliosa! Avete visto la gambetta come è salita sopra? Con molta nonchalance, molta eleganza. C'est une chose extraordinaire, on dirait en français. It's amazing, we will say in English. La perfetta incarnazione di una bella signorina. Attenzione, si vuole mettere sotto? Ah, sì, si appoggi. Dove vuole lei? Dove vuole lei? Grazie. Com'è il suo nome? Lucia. Lucia si chiama. Lucia, vergine di Siracusa, bel tempo. No, dai, lasciamo perdere. Qui c'è un foro, stia attenta, qui. Guardi, qui c'è un foro, attenzione. Poi qui, quando chiederò di darmi la manina, mi dà la manina. State attenti, state molto attenti. E osservate soprattutto molto attentamente, perché se non osservate bene, non capirete niente. Ma se osserverete attentamente, se presterete la vostra attenzione, non capirete niente lo stesso. Attenzione! Mi dia la manina, per piacere! Vieni qua, che bella che sei, bella, datemi una mano, prendi la signorina, grazie, come ti chiami? Io so che ti chiami Benedetta, e sei proprio Benedetta, perché sei una bellissima bambina, lo sai questo, e ti voglio tanto bene. Allora, adesso io devo farti una domanda ben precisa, guarda, c'è il microfono. Benedetta, tu sei apparsa magicamente, è chiaro? Adesso ti chiedo, ma Lucia, la vera Lucia, dov'è? Lì dentro. Lì dentro? Sì. Come lì dentro? Non è possibile. E nessuno l'ha mai vista qui? Anche voi state sorridendo perché non è possibile. Non è realmente possibile che una persona da questa parte sia eventualmente... Non è possibile. Non è possibile. Perché noi siamo qua e non abbiamo visto nessuno. Nessuno trucco, ha visto niente. Allora, attenzione. Vero, amore? Signorina Lucia, mi sente? Alzi le mani, apri il coperchio ed esca fuori! No! Che è successo? Che è successo? Non lo so che cosa, Lucia, è successo. Lucia, non è successo niente, dici? No, non è successo niente. Ma hai dormito? È una trasposizione molecolare umana, direbbe qualcuno. Datele una mano che scende la signorina e la accogliamo con un bel applauso. Forte. Oh. Sì, sì. Grazie. Ma tu vuoi fare grazie, una domanda, Lucia. Ecco, di solito quando eseguo questo esperimento, anche in palcoscenico, il pubblico alla fine che cosa dice? Mamma mia, Gesù mio, diventa religiosa. E ha detto adesso Gesù, mamma mia, non ha importanza. Senta, prenda le sue scarpe che sono là. Grazie. E ritorni al suo posto per vedere lo seguito dello spettacolo. Sì. Ciao tesoro, ciao anche te. Vai da questa parte con la signorina. E... Silva, questo numero pazzesco. Grazie. Numero pazzesco, come hai fatto? Per la prima volta al mondo. L'abbiamo fatto ieri nelle prove, no? No, ma... C'era un sacco di gente qua. Tutti a chiedermi, ma tu c'hai i poteri, Silva? No, perché io da qua ho osservato bene, non ho visto veramente grazie. Nessun strano movimento. Ed è quello grazie. Che anche i bambini, no? Grazie a voi. E grazie anche a voi, grazie. Adesso vieni qua con i bambini. Adesso voglio fare un gioco ai bambini, ma anche i bambini che sono a casa, ma anche gli adulti naturalmente che capiranno, cercheranno di comprendere esattamente come Silvan esegue i suoi giochi di prestigio. Attenzione, guarda, ragazzi. Com'è il tuo nome, amore? Allora, scusa un attimo. Allora, Gianmarco sì. Mi sta facendo delle domande a me. Dimmi. Continuamente, ma io... Non so rispondere. Gianmarco, chiedi a Silvia. Dimmi. Ma zia Mara diceva che te usavi dei trucchi, però io ho detto,
gli ho detto che come hai fatto a usare un trucco se prima era là e poi là? Appunto, questa è la più bella risposta. Ci sono i trucchi, ma come hai fatto alla fine a fare questa trasposizione? Come fa una ragazza da una parte a apparire dall'altra? E questa è l'arte della prestidigitazione. L'arte della magia, che viene ovviamente eseguita in tutto il mondo, anche da bravissimi miei colleghi, e io molto modestamente cerco di presentarla davanti a un pubblico italiano che mi sta seguendo da molti anni. Ma tu sei stato eletto il più bravo del mondo, perché non mi ricordo, non so più quante volte. Bambini, avete qualche domanda da fare al Silvan? Venite qua vicino a me se volete chiedere qualcosa. No, loro sono rimasti sconvolti. Non parlano. Allora, state bene attenti, ragazzi. Io so che voi avete degli orologini qua. Ho visto prima. Alzate il braccio. Lo senti, lui dice, mi ha fatto rimanere bocca aperta. Belli, tutti con l'orologio favoloso. Allora, facciamo così. Tu, ti dispiace? Te, su, venire qui accanto a me. Un applauso. Un applauso. Allora, prima di parlare con lei, vorrei che questo, per cortesia, regalo fosse tenuto sulle braccia tue, là. No, no, stai seduta, tieni questo bauletto così nessuno può pensare che venga cambiato con un altro. Stiamo improvvisando, attenzione, d'accordo? Grazie Sveva, Sveva la mia musa ispiratrice. Allora sta ben attenta, tieni quel bauletto là. E allora io voglio vedere il tuo orologio. Grazie. Attention, s'il vous plaît, un orologio straordinario. Bellissimo, osservate? Bellissimo, ora prendiamo l'orologio, sta ben attento, Sveva, grazie, state attenti, è un orologio costoso questo, è costoso questo orologio, lo so, lo mettiamo qui dentro al sacchetto, guarda così, è tuo l'orologio, vero? Sì. Bene, ora chiudiamo il sacchettino così, bene, attention, metti le dita così, il dito soltanto, così, bravo, sta bene attenta, ci abbiamo il sacchettino per cortesia, grazie. Allora, sta ben attenta. Qui c'è un sacchettino. Al mio tre, state attenti, Al mio tre, fai cadere dentro il sacchettino. Togli il dito. Sì, fallo cadere. Oddio, no. Oh, mannaggia. Che è successo? Siamo in diretta. No, sono... Mi dispiace. Sveva! Ma che fai? Scusa. L'altra settimana eravamo a Pompei, abbiamo fatto uno spettacolo vicino a Napoli. Te l'avevo detto che si era rotto il sacchettino. Come dimenticato? Sei pagata per questo, scusa, quei quattro schegge che ti dà Silvan. Vabbè, siamo perdere. Tira su un bombettino. Mannaggia la miseria. Allora, facciamo una cosa di questo genere, guarda. Si è rotto. No, guarda, ascolta, ti sto parlando come un papà. Allora, io prendo il sacchettino, lo metto in tasca. Dopo lo spettacolo, cioè dopo la trasmissione, vieni in camerino da me, mi dirai quanto costa, io ti do i soldini. Perché non è possibile che un assistente veramente dimentichi di cucire il sacchettino. Io ci lavoro con queste cose. Vabbè, facciamo un altro gioco. Facciamo un gioco dei bussolotti. Il gioco più antico che esista nell'arte della prestidigitazione è costituito da tre bicchieri troncoconici, dove spariscono e appaiono delle palline. State attenti, però prima di fare questo, c'è i bussolotti là dentro. Ti dispiace darmi quel regalo che hai in mano? Me lo dai? Vieni qua, tesoro. Che bella che sei, bellissima sei. Grazie infinite, puoi andare a sederti. Grazie. Che bella, che charme. Attenzione. Allora, qui c'è un regalo, ma dentro ci sono i bussolotti. Facciamo un altro gioco, va bene? Perché purtroppo sono cadute per terra. L'orologio. Succede, Scusate, ma succede anche ai maghi qualche volta di far cadere. Vabbè, allora questo è un pacchettino, vediamo cosa c'è dentro. Hai tenuto sempre te, vero? Sì? Attenzione. Allora qui c'è ovviamente che cosa? C'è un bauletto che ho comprato ad Amsterdam da un antiquario molto famoso, perché io amo le cose antiche. Questo bauletto, state ben attenti, contiene qualche cosa, i tre bussolotti con i quali faremo il giochino. Per cortesia, Sveva. Grazie. Allora, sta ben attento, mettiti qua a sinistra, va bene? Apriamo il bauletto, qui di solito c'è un lucchetto, ma ho detto a mio figlio, che è il regista della trasmissione, no, niente lucchetto perché perdiamo tempo, apriamo così, attenzione, apriamo, piano, c'è questo cosino nero, hai visto questo cosino nero che è uscito fuori?
No, questo maniero qua. Questo è soltanto per togliere la pubblicità. Va bene? Lo mettiamo qua. Dentro cosa c'è? Abbiamo una lattina. È una lattina di fagioli. Ti piacciono i fagioli? Bene, fagioli con fiantin de sal, de pepe, vero? Mara, fagioli, a Venezia se mai un fagioli. Prendi, se mai i fagioli, se mai arrivi. Bella polenta e fagioli. Tieni questo, vuoi guardare per cortesia se è bucato, se qualche cosa che non va. È intonso, direbbe qualcuno che parla bene. È chiuso ermeticamente, bene, stai attenta. Allora facciamo così, poi mangiamo il fagiolo insieme. Va bene? Attenzione, piano. Io sto attento alle mani perché ho le mani assicurate e ho paura di farmi sempre male. Uno, due, ecco qua. Attenzione, posso avere... Grazie, Sveva, da questa parte, Sveva, vieni. Guarda, sta bene attenta. Fagioli. Piano. No, non applaudite. Io ho messo le mani sulla faccia, addirittura non è possibile. Tieni, Sveva. Allora, sta ben attenta. Potrebbe essere anche un doppione. Ma se questo è l'orologio che avevi te prima, ci troveremo davanti a un piccolo miracolo, miracolo laico, ma ci troveremo davanti a un miracolo. Allora, io ti consegno, prendi l'orologio, non voglio toccarlo. Se è il tuo, devi dire, è il mio orologio. È il mio orologio. Un applauso. Un bacetto. No. Ciao. Forza per la parte. Hai capito, amore? Sì. Cosa vuoi chiedere? Grazie. Sei veramente bravissimo. Grazie. Bello questo, veramente una cosa. Allora, adesso facciamo un gioco che... Adesso facciamo il gioco delle uova di Pasqua. No, Marco, andiamo da Canaan per le uova bambini, tutti da Canaan. Tutti da Canaan per le uova di Pasqua. Sì, mamma mia. Vai Aldo, sempre più bravo, eh. Te voglio bene. Anche a me. No. Sempre più bravo. Ma per il mago Silvan, Ernest, Margherita, sai che è veneziana? Vai vicino. Ah, lei signora. Eh sì, lei è veneziana come noi. Ah, è veneziana? Grazie, amore. Molto ma adesso che fai? Allora, tu stai con me, mi aiuti? Allora, adesso lasciamo... il mago Silva, vedi che stanno. Ma Vito, questo lo facciamo per Rosalba. Ah, sì. Io lo faccio e io lo porto. Ma dov'è Rosalba adesso? Adesso è a Pignola con i genitori. Allora questo glielo mandiamo. Lo sto facendo e glielo porto. Però io lo va bene, Silva, mettiti lì vicino, insegniamo anche. Vediamo come se la cava con le uova. Silvan. Sì. Mettitele qua, vien de qua, amore, vien de qua. Facciamo le scomparire. Allora, io adesso mando uno stacchetto di 60 secondi e poi sono ancora qua con voi. Va bene? Ok. Va benissimo. Ci vediamo. Con Silvan ci sarà una meravigliosa intervista insieme a Gigi Marzullo e poi altre sorprese. Ma adesso è entrato e adesso corro a salutare Albano! Io non scrivo mai niente. Io seguo... gli occhi di una persona e adesso dovremo seguire, a proposito di occhi, gli occhi di Silvan. Eccolo. Silvan, vieni qua. È Silvan, eccolo qua. Wow. Siediti qua. Che onore. Ciao, come stai? Bene. Ma stavo parlando con Albano. È un fenomeno con l'Albano. Albano, ce l'hai? Sì. Sì, ce l'ho. Allora, adesso lui ti farà delle domande. No, sì. Allora mettiti lì. Ecco. Siediti lì. Prego. È l'intervista veloce. Prego. Al nostro Silvan. È un onore. Una sola domanda, Silvan. Sì. È più vero che tutto è finto e niente è falso, o è più vero che tutto è falso e niente è finto? No. Allora, quando in una domanda si elimina l'impossibile, l'irrazionale, rimane naturalmente la verità assoluta. E io direi che la verità assoluta, quando si inquisisce con una domanda ben precisa sull'intimo di una persona, la verità è quella che voi dite a me, che io rivolgo naturalmente a te. Si è preparato? Secondo me si è preparato. No, le domande. No.
No, no, ma stai scherzando? Dillo. Dobbiamo mandare la pubblicità. Ma stiamo scherzando, anche perché, scusa, tu dici delle cose, dire ciò che non si fa, fare ciò che non si dice e pensare a cose diverse da quelle che si fanno e si dicono è il tuo caso, perché tu te le scrivi le domande inquisendo, ovviamente, investigando sulla natura, sulla personalità del personaggio. E in realtà sei bravissimo, perché io, questo te lo dico senza sciolinarti addosso, io ogni tanto registro le tue puntate e trovo molto, ma molto interessanti. Pubblicità. Pubblicità. Ci vediamo la prossima settimana. Il libro di Gigi Marzullo, La vita è un... Quando è uscito, Gigi? Grazie. Quando grazie è uscito? Lo trovi... Grazie a Rai Libri, è uscito già, no? È uscito una settimana fa, okay, il 3 tutte marzo. Le librerie. Ok, comunque il nostro discorso lo continuiamo. Grazie anche a Silva. Grazie, pubblicità Mara. E poi qui con Oliver Onions. Guido e Maurizio De Angelis. È come fosse Dio mio.